Questa mattina una grande risposta della città, anche i docenti al fianco dei genitori per rivendicare giusti diritti. Certo, è una situazione ormai insostenibile perché i tempi noi abbiamo aspettato, abbiamo cercato di non interrompere le attività didattiche, ma così non si può andare avanti. Risposte certe non ce ne sono. I genitori, anche noi, siamo stanchi di essere presi in giro perché si vedrà sempre. Quindi, da quello che abbiamo capito noi, passerà un anno come minimo e i doppi turni continueranno, a meno che non si debba interrompere. Qui ci sono rappresentati oltre 1000 bambini del primo circolo della città. Bambini, insegnanti, genitori e anche cittadini. Io ho parlato con molte signore che sono sensibili alla cosa, perché la scuola, che ne pensi lui, è un bene pubblico, quindi appartiene a tutti i paganesi in questo caso, non solamente alle mamme che hanno i bambini a scuola o alle insegnanti. Non possiamo permetterci a pagani, come siamo combinati, oserei dire, di perdere anche questo, perché sennò è meglio, diventerà, è un dormitorio e lo diventerà sempre di più. Prendessero atto di questo. Questa mattina è un grande segnale, di una dimostrazione di grande civiltà da parte del mondo, parte dal mondo della scuola. Assolutamente sì, il mondo della scuola è direttamente coinvolto in questa vicenda. Le risposte sono state poco, incerte, senza fondamento, quindi alla fine, se prima i docenti si erano messi in disparte perché aspettavano che effettivamente l'amministrazione prendesse delle decisioni serie, adesso anche i docenti chiedono proprio la scuola per i bambini paganesi, perché questo è non rispettare i bambini paganesi, il popolo paganese. Io comprendo e solidarizzo con tutti, con le mamme, con i bambini particolarmente che stanno vivendo questo forte disagio. Adesso abbiamo individuato la struttura degli uffici di proprietà comunale presenti in Piazza dell'Auditorium e abbiamo fatto anche tutte le procedure per adeguare queste strutture affinché diventino idonee per le aule. Dobbiamo dire che lì bisogna ripartire dall'impianto elettrico, bisogna fare i riscaldamenti, le porte antipanico, quindi dobbiamo mettere in sesto quella struttura. Abbiamo fatto già tutti i conteggi, dobbiamo dare l'indirizzo ultimo per quanto riguarda la tipologia di lavoro da farsi con una delibera di giunta. Oggi pomeriggio ci auguriamo che possiamo partire con la gara sul MEPA e quindi, in base ai tempi tecnici che una gara presuppone, ci auguriamo che nel giro di 20 giorni si possano pure affidare i lavori. Lavori più consistenti sono proprio quelli presso la zona attigua all'Auditorium, per gli altri plessi invece il Forteco, la Don Milani, dove verranno delocalizzati i ragazzi del Forteco, sono lavori più snelli e più veloci, il che vuol dire che quelle aule appena pronte saranno consegnate. Quelle aule appena pronte saranno consegnate. Io mi auguro di poter dare giusto alla scuola, affidare alla scuola al rientro dalle festività natalizie il Forteco insieme alla Rodari, e quindi in modo tale da poter far diventare meno tangibile il disagio. E poi entro la fine del mese di gennaio consegnare le altre 5 aule più la segreteria e la presidenza sulla struttura appunto attinente attigua all'auditorium.